Buon salve, micro pixelini, e benvenuti e bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Quest Mystery, dove io mi lamento del fatto che sono a livello coraggio, empatia e ingegno 26, quando per questi nuovi capitoli servirà dal 27 in su molto molto male. Siamo sempre al primo posto di Grifondoro, un po' che non... altri 5 puntozzi guardati, e andiamo poi a classifica 622 punti fatti da me. Mamma mamma ma, chissà dov'è Penny? Penny... Piccola dolce Penny, dove sei? Dove sei, Penny? Penny, hai fatto qualcosa? Ne hai guadagnati di punti, Penny? Ragazzi, Penny ha guadagnato veramente pochi punti. Meno 32, c'ero quasi. Il cognome è sbagliato. Ragazzi, dov'è Penny? 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 Meno 18 punti, Penny? Ragazzi, ma Penny non ha un'altra Penny. No, questa è Panny. Ah no, c'è un'altra Penny. Ragazzi, Penny non ha fatto punti. In quest'anno Penny non ha fatto nessun punto. Ma che tristezza! Cioè, 6 punti, 5 punti. Ragazzi, dov'è Penny? Dov'è la mia dolce Penny? Un punto. Qua siamo 0 punti. Ben Copper ha fatto 0 punti. Meno un punto. Aia. Aia, ragazzi, qua siamo al negativo. Siamo molto al negativo. Non trovo Penny. Penny ha fatto perdere punti alla casa o proprio non ha fatto niente? Mi sa che non l'hanno inserita. Non è in classifica, ragazzi. Penny non è in classifica. Peccato. Cioè, siamo già a 245 po punti, eccetera. Molto, molto male. Penny Haywood, meno 14 punti. Mi sa che Penny qua si sta comportando molto, molto male. Dovrei un pochettino redarguirla. Ma ragazzi, scusate, ho fatto dei casini. Come al solito, usciamo da qua e andiamo qua. Andiamo avanti con questa fantastica avventura. Voglio iniziare subitissimo. Non so se fare questa concorrenza sleale odiosa, ma io direi che andiamo a finire il capitolo di 15. Quindi compriamo con le 54 gemme che non abbiamo, ma siamo con la mod. Quindi tramite la mod possiamo comprare le cose molto, molto belline. La mod 2 la trovate su ilpixelmatto.it. Andiamo a finire questa festa prepartita, che a quanto pare quindi la partita neanche in questo capitolo andremo a fare molto molto male. Ah, campo di allenamento. Oh, quanta roba, quanta roba. Andiamo alla festa. Andiamo alla festa. Quidditch. Quidditch. Mamma mamma ma, oh, quanti bellissimi palloncini e quanta gente ci vuol parlare. Ma che bello, guardate. Questo fa surf ispirato sulla scopa e c'è un sacco di burro birra. Ah, è un festino alcolico, ragazzi, eh? Molto, molto male. Chi pensi che vincerà oggi? Ah, stavo per dire che questa era merdula. Chi pensi che vincerà? Io vincerò, ovviamente. Voglio trovare un buon posto per questa partita delle case. Devi arrivare presto, allora. Questa festa è meglio del Natale. Oh no, ragazzo dal volto dipinto. Sei dipinto? Sei dipinto, ragazzo dal volto dipinto? Mi sa di no, ragazzi, non mi sembra dipinto. A voi sembrava dipinto? Oh, Penny, ciao! Benvenuto alla festa, Rocky. Abbassiamo un pochino il volume. E così, questa è una festa di prepartita di Quidditch. Eh sì. Sono felice che tu sia potuto venire. Volevo augurarti buona fortuna prima della partita. Non che tu ne abbia bisogno, e invece mi sa che ne ho bisogno, mi sa, ragazzi, mi si è addormentata una gamba, sto soffrendo un sacco. Sono sicuro di averne bisogno invece, soprattutto perché chissà quando arriverà la partita. Perché di certo ti sei esercitato abbastanza. Con chi stai parlando? Dove va? Dove stiamo andando? Ci stiamo imboscando con lei? Mele mele mele? Non sto capendo. Non dirlo a nessuno, ma Orion vuole che prenda io le decisioni più importanti su come giocheremo la partita. Il capitano vuole darti una responsabilità simile durante la primissima tua partita delle case? Sì, e soprattutto io ho tre scelte e non so quale fare. Crede che sarà una cosa inaspettata e che ci darà un vantaggio contro Tasso Rosso, senza offesa. A parte il fatto che comunque sia... Non è che le altre case guardano il capitano e sentono i suoi pensieri, quindi se decido io o lui non cambia nulla in realtà, quindi boh. Tranquillo, i Tasso Rosso si distraggono facilmente e... Oh, guarda, che bella farfalla! Ragazzi, dov'è la farfalla? Quindi stai dicendo che i Tasso Rosso sono pazzi, cioè sono lunatici? Luna Lovegood era Tasso Rosso, non era Corvo Nero? Sapete che non me lo ricordo assolutamente... No, ma ragazzi, ma era Gryffondor... Sarà, anzi, sarà Gryffondor Luna Lovegood? Però...
Questo continua tipo, la mia credenza che il tasso rosso sono dei fattoni. Mia credenza, che ovviamente non è mia, ma in realtà è di Kal-El, però vabbè, lasciamo stare. Sento che arriverà il momento in cui la mossa che sceglierò per la squadra sarà importante, ma sia Sky che Marfin e Orion hanno idee molto diverse su quale dovrebbe essere questa mossa. Ma io scelgo Sky perché ha più bisogno, mi sembra, per ora, e potrebbe esserci in ballo ben altro che le sorti della partita. Ognuno ha un motivo importante per il quale preferisce la propria mossa. Ah, ragazzi, fatemi sapere, secondo voi a chi dovrei dar retta? In base a chi sceglierete, potrei anche scegliere quella cosa. Quindi, ragazzi, qua sotto nei commenti voglio un sacco di commenti che mi dite: io vorrei che tu facessi la Fimbled in Shuffle oppure la Parking Spinster, aiutare Parkins con suo Parking Sky con suo padre, oppure la cosa lì, la Fimbler, no, la Fimbler Shuffle di Murphy o il surf sulla scopa di Orion. Ho fatto un po' di casino, però insomma avete capito. Ma cosa potrebbe essere più importante del punteggio? La partita di oggi vale per la coppa di Quidditch. E nonostante le vittorie o le sconfitte, la casa con il punteggio più alto vincerà la coppa di Quidditch. Eh sì, ma per fare più punti devi vincere, ragazzi, perché se io faccio delle partite e perdo sempre, non posso avere più punti delle altre. Boh. Sky, Murphy e Orion pensano tutti che la propria mossa ci porterà a fare più punti. Ragazzi, la mia mano, che con la mia mano destra, che è in basso verso il centro, entra dentro la divisa, quindi tipo, ok. Ma per Murphy significa cambiare la percezione che gli altri hanno di lui, dimostrando che le sue strategie funzionano. I metodi poco ortodossi di Orion vengono spesso messi in discussione, quindi vorrebbe dire che gli altri si fidassero di lui. Infine, Sky vorrebbe dimostrare il proprio valore alla sua famiglia. Suo padre verrà a vedere la partita e... Cosa? Ethan Parkin? Un Winton Wanderer professionista è qui a Hogwarts? Sì, Penny. Scusa, te l'ho detto che i tasso rosso si distraggono facilmente. Anche se io continuo a dire che potrei fare tutte e tre le tattiche, perché ne ho tre mosse da fare, quindi non preoccuparti, tanto comunque non puoi decidere al posto mio. Ma deve esserci qualcosa che posso fare per aiutarti. C'è qualcosa che entrambi potreste fare per aiutare me? Sentiamo. C'è mai una volta in cui non stai or a origliare le conversazioni altrui, ragazzo dal volto dipinto? Ha un nome questo ragazzo, soprattutto. Non mi ricordo, voi ve lo ricordate? Il mio udito è troppo fine. Mi aiutereste a scaldare la folla? Diamo un po' di vita a questa festa. Oh, che bello. Ottore, porca di quella paletta! Ok, oh yeah, sì, sopra un coso qua, va bene. È magnifico vedere così tanti studenti alla festa di prepartita. Sì, magnifichissimo. In passato, poco tempo sono... Pa In quanto poco tempo sono... Cosa? No, cosa ho appena letto? Non, mi sono distratto. Lo rileggeremo, tranquilli. Molti studenti conteranno su di me durante questa prima partita delle case. Ragazzi, non ce la faccio a leggere le cose. Sono non proprio così magiche le feste prepartite. Non sono così magiche. Sei la cheerleader di questa folla, Penny. Ok, ora ho imparato a leggere di nuovo. Ci avanza della pittura facciale. La usiamo per fare dei segnali alla squadra? Ok. È magnifico vedere così tanti studenti alla festa prepartita. Se lo dici tu, Penny. Sudo dall'emozione. La mia pittura facciale sta colando? Può essere. Forse dovrei andare a prendere un megafono. Vabbè, basta usare la magia. Non ho mai visto così tanti studenti con il volto dipinto. Com'era la magia per aumentare il volume della voce? Non me lo ricordo. Forza, facciamo partire un coro. Rocky, a te l'onore. Che fortuna. Molti studenti conteranno su di me durante questa prima partita delle case. Ecco cosa che dicevano. È magnifico vedere così tanti studenti alla festa prepartita. Non sono così magnifiche le feste prepartita? Più o meno, sì, diciamolo. Molti studenti... Questo abbiamo già letto, ragazzi. Andiamo a vedere un pochettino qui. In quanto poco tempo sono passato da tifoso novellino a cacciatore di Quidditch. Ah, ora ho capito. Bene, ragazzi, direi che abbiamo letto tutto, quindi ci muoviamo il più in fretta possibile, nel mentre vi ricordo che su Instagram c'è un contest che a 5.000 follower, ragazzi, regalerò 20 euro
E quindi insomma, venite a seguirmi perché appena vi raggiungeremo vedremo un po' chi ha vinto i 20 euro. Non sarà il 5.000esimo follower, ma sarà un contest dove andrò a prendere persone casuali e vedremo un pochettino come vincere, eccetera, eccetera, eccetera. Mamma, oh, prendiamo più in fretta possibile tutte queste cose, che è una cosa buona e giusta. Eccoci qua. Siamo praticamente alla fine e possiamo andare a vedere la fine di questo capitolo su 15. Ah, eccolo qua, la quinta stellina. Ci sono un sacco di burrobiere ovunque, sono tutti ubriaconi qua. Raccogliamo questa cosa e andiamo avanti. Così dovrebbe andare. Questa folla è pronta per la prima partita delle case di 15. Non vedo l'ora. Buona partita, Rocky. Rendi la nostra casa fiera di te. Ora ce l'ha il volto dipinto. Grazie, ragazzo dal volto dipinto. Farò del mio meglio. Sembra solo ieri che facevi i punteggi più alti di tutti al mio quiz ufficiale di Quidditch. Che fortuna. Sì, se Rocky ha avuto successo nel Quidditch, è solo grazie a te, ragazzo dal volto dipinto. Non... Ci stai provando con lui? Era ora che qualcuno lo dicesse. Ci si vede allo stadio? Bene, ciao, addio. Non sarebbe meglio se andassi dai tuoi compagni di squadra, Rocky? Ormai manca pochissimo alla partita. Ma dovrei pensare a cosa farò durante la partita quando sarà il momento. Per come la vedo io, devi scegliere tra due cose. E sono tre, non due. Ma ti ho detto che ho tre opzioni. Tre amici di Quidditch, tre mosse di Quidditch. La scelta vera però è fra due cose, la tua testa e il tuo cuore. Quindi fra te e Penny e te e Penny? Scegliere con la tua testa significa optare per la mossa che credi porterà al successo durante la partita. Scegliere con il tuo cuore significa optare per la mossa i cui motivi ti hanno ispirato di più. Sembra che non ci sia una risposta giusta e una sbagliata, ma molto probabilmente ci saranno delle conseguenze. Allora, cosa farai, Rocky? Ti farai guidare dalla testa o dal cuore? Ragazzi, io voglio scegliere Sky, quindi dovrei scegliere il cuore. Sceglierò la mossa con il cuore. E ovviamente fatemi sapere che succede nel caso che aveste scelto con la testa. Sky, Orion e Murphy hanno motivi personali dietro a tutte queste mosse. Mi farò guidare dalle mie sensazioni e da chi fra loro mi fido di più. Veramente a chi ha più bisogno. È la cosa più intuitiva da fare. E oh, quella maledetta. Ora mi insulta, sta a vedere. Sporco Grifondoro. Salve, Raff. Mamma mia. Cosa pensi sia stato tutto quello? Impossibile dirlo con Erika Raff. Mi sembra che il battitore più feroce di Corvo Nero sappia chi sei. Ed è diretta verso lo stadio di Quidditch. Andrà a vedere la vostra partita, senza dubbio. Forse è meglio che vada allo spogliatoio e mi prepari per giocare. Ah, oh, eccolo qua. Rocky, cosa ci fai qui? C'è una partita di Quidditch da giocare. La prima delle vostre tre partite delle case. Delle tre? Ho letto bene? Andiamo, andiamo, andiamo! Ci aspettano grandi decisioni, enormi implicazioni. Non sai quanto il tuo futuro del Quidditch dipende da quel che succederà oggi in campo? Ok, ora probabilmente appariranno tutti e tre, apriranno. Sì, credo di sì. No, appare solo lui. Mamma, abbiamo raccolto le monetozze e abbiamo avuto la possibilità di fare un'altra cosa molto utile che andremo a fare immediatamente. Andiamo su. No, andiamo subito alla piano inferiore ovest. Perché ora, da ora in poi, c'è la possibilità, e andiamo subitissimo a farla, di andare a mangiare con un nuovo amico, con quel maledetto di un Orion. Maledetto lui. Eccolo qua, che porteremo subito tipo a livello 2 o 3. Il nostro passato caratterizza il nostro futuro. Iniziamo con il tuo primo anno. La tua prima amicizia? Quel maledetto di Rowan. Che tipo ci darà due diamanti minimo. Eccolo lì, mamma. Ok. Il mio primo anno è stato piuttosto movimentato. Che cosa vuoi sapere? Qual è stata la tua prima lezione? Incantesimi, credo. Che memoria, ragazzi, che ho. Che memoria. Ed eccoci qua. Abbiamo già fatto tutte le stelline che ci servono, cioè i diamantozzi. E quindi passiamo direttamente a livello 1, forse a livello 2 e mezzo. Quasi a livello 3, ragazzi. E già che ci siamo, andiamo anche a giocare a gobbie. Il terzo. Oddio, potrei fare tutti e tre in realtà. Vediamo un pochettino quanto ci mettiamo. Saltando le parti, ci mettiamo veramente poco. E almeno vedete un pochettino le domande che possono essere con questo personaggio. E almeno potete saper rispondere. Quale mossa richiede concentrazione?
Questa mossa. Possiamo sfruttarlo nel Quidditch. Lui è fissato con il Quidditch, quindi direi che è la mossa migliore da fare. Eccoci qua, 16 anche qua. Ta-ta-ta-ta, io mi sbrigo per i dialoghi lì. Sto visualizzando la mossa. Pensa a dei Puffskins viola? Non so per quale motivo dovrebbe essere una cosa che può distrarlo dalle cobiglie, però ok, d'accordo, va bene. E quindi passiamo dal livello 2 di amicizia, forse livello 3 e mezzo, livello 4, livello 5, mamma mamma mau, sbloccato anche questo, 5 di energia, andiamo subitissimo a fare anche l'ultima parte, che è esattamente a Hogsmeade, e andremo a finire questa parte qua. Ah, mamma mamma mau. Quindi probabilmente arriveremo a livello 6 barra livello 7 subitissimo con Orion, che richiede veramente pochissimo, perché sono personaggi comunque del secondo anno. Ok, perfetto, andiamo a invitare Orion. Sì, arriveremo a livello 6 e metà. Qual è il mio cognome? Orion Amari, mi sembra. Sì, anche perché Orion direi di no, Orion Nero non ha molto senso, quindi questa domanda era facilissima. Andiamo a prendere anche un po' di empatia. Oh, qua è più difficile, non siamo già al livello 2. Cosa cerco in un giocatore? Equilibrio in tutto. Lui è fissato con l'equilibrio, quindi top. Ah, eccoci qua. Andiamo a fare anche questo. Ta 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 ta. E forse arriviamo direttamente al massimo. Esattamente, due risposte anche qua. E arriviamo dal livello 5 a livello 7. Mamma mamma ma ho più 10 di energia, completamente inutili. Eccoci qua. Ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qua. È stato un video abbastanza lungo. Mamma mamma ma ho. Che bello, l'Hogwarts Express. Mamma mia, mi manca poter tornare lì dentro. Direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery, dove andremo a continuare e a finire l'avventura con concorrenza sleale, dove abbiamo ancora due missioncine da fare. Qui dobbiamo aspettare che vengano fatti. Io qui vorrei andare avanti col cavallo scuro, ma purtroppo non ho il Testral e non ho i taccuini per poterlo prendere. E questa cosa dei duelli dopo i 25 e 50 non lo farò mai, probabilmente. Tanto non c'è nulla di interessante. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Potter Quest Mystery. Mi raccomando, lasciami un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo fantastico video e condividetelo con tutti i vostri fantastici amici. Che altro dire? Fatto il misgatto! Mamma!